In questa lezione andremo a scoprirne di più riguardo l'hate speech o il discorso d'odio. La definizione del Consiglio d'Europa, del 1997 ci spiega che per discorsi d'odio si intendono tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono, giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, inclusa l'intolleranza espressa da nazionalismo ed etnocentrismo aggressivi, la discriminazione e l'ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine straniera. Il contesto attuale ci mostra che la crisi economica e finanziaria, anche la guerra russo-ucraina, la crisi energetica, le disuguaglianze sociali che stanno progressivamente aumentando, alimentano rancore sociale e la ricerca del capro espiatorio. La gestione della crisi dei migranti ha fomentato in questo senso il discorso xenofobo e il rancore socializzato viene cavalcato anche da elite politiche che lo legittimano a livello istituzionale, sono i cosiddetti populisti, che sfruttano la pancia del paese, si dice, l'odio, per poter ottenere consenso politico. Il linguaggio quindi sta cambiando per via di un peggioramento, in questo senso, riscontrato alle ricerche anche dei livelli di istruzione e dell'informalità diffusa dai social media. Quante volte abbiamo visto commenti cattivi rivolti a una persona, specie se famosa? Dunque il discorso discriminatorio finisce per diventare sempre più diffuso e permeare il senso comune con cui agiamo e pensiamo. C'è una figura che identifica i fomentatori dei discorsi d'odio, coloro i quali scrivono commenti sui social spesso, oppure diffondono l'odio, e sono gli haters. Alimentare il risentimento, come si diceva, è un'attività molto remunerativa in termini di consenso elettorale. Basti pensare ai porti chiusi e a quanto successo ha avuto nel 2018-2019 Salvini, che grazie a questi slogan riuscì ad arrivare al 40% di preferenze elettorali, almeno nei sondaggi. C'è una correlazione in questo senso tra il successo di gruppi esplicitamente xenofobi, l'aumento di partiti e di movimenti di estrema destra, non soltanto in Italia, ma anche e soprattutto in Europa, e lo spazio che i discorsi d'odio trovano nel dibattito pubblico. Volendo fare un parallelismo attuale, anche la situazione russo-ucraina, la totale assenza di un negoziato e di una ricerca di un negoziato hanno un certo impatto in tutto questo. Quindi non dobbiamo pensare soltanto al commento di un odiatore seriale sui social. In questo senso, chi ricopre i ruoli pubblici non sempre è consapevole del potere che i discorsi d'odio hanno nel creare risentimento in una parte dell'opinione pubblica e nel generare anche ansia sociale. La pervasività dei discorsi d'odio, come si diceva, è sfruttata e legata anche alla dinamica orizzontale del web 4.0 e dei social media. Le organizzazioni sociali, gli attori della società civile, i soggetti stanno provando a mettere in campo un'azione adeguata di contrasto e una maggiore consapevolezza, che tra le altre cose ci ha portato anche a dedicare una lezione proprio all'hate speech. In questo senso abbiamo riscontrato tre livelli di odio. In ambito linguistico sono le hate words, ossia le parole sgradevoli, le parole d'odio. Poi abbiamo gli hate speech, ossia veri e propri discorsi d'odio in cui si attacca frontalmente un avversario politico piuttosto che una determinata persona, pubblica o meno conosciuta. E poi in ambito normativo l'hate crime, il crimine d'odio, con cui si fa riferimento in ambito giudiziario a un crimine efferato, in cui non c'è pietà verso la vittima, in cui vi si accanisce. Le parole, in questo senso insultanti, non colpiscono soltanto le persone, le vittime, ma qualificano anche le situazioni in modo negativo. Ad esempio, possono offendere una persona evocando una categoria, il beduino oppure il posto fisso, stigmatizzano i luoghi come il Terrone, il Marocchino, che fanno appunto riferimento a determinate zone
dell'Italia e dell'Africa, stigmatizzano anche sulla base della professione. Ad esempio lo strizzacervelli, dispregiativo per indicare lo psicologo. Poi vi sono parole neutre, ma che possono essere avvertite come ingiuriose. Gobbo, riferito agli ai juventini, anticappato, analfabeta, zoppo, parole che stigmatizzano difetti morali, avido, sceno, pigro, cialtrone, oppure lo status economico, morto di fame, pezzente, straccione, proletario, povero. Come abbiamo visto anche in riferimento al reddito di cittadinanza e alla necessità paventata da alcuni di rimuoverlo perché i giovani non avevano voglia di lavorare. Ecco, questo è un altro punto molto interessante e molto pungente sul discorso d'odio. Le hate words sono in questo senso termini odiosi che provocano dolore, sono dispregiativi per natura. Chi appartiene a un gruppo esercita un potere su un altro perché costituisce una minoranza o perché ha alle spalle una lunga storia di discriminazione. In questo senso, gli eterosessuali lo esercitano sugli omosessuali, i bianchi sulle minoranze razziali, gli uomini sulle donne, i cristiani sui fedeli di altre religioni, ma anche, per esempio, i musulmani sui cristiani. Quindi non c'è una direzione in questo senso. E così via. L'ODHR ci spiega che sono vietati contenuti che si configurano come attacchi, sia reali che percepiti, indirizzati a una persona, a un gruppo di persone sulla base di razza, etnia, nazionalità, di origine, religione, sesso, identità sessuale, orientamento sessuale, disabilità o malattia. Accettiamo però chiari messaggi umoristici o satirici che potrebbero essere altrimenti considerati possibili minacce o attacchi. Barzellette, spettacoli di cabaret, testi di canzoni famose. In questo senso, infatti, qualcuno potrebbe chiedersi: ma allora l'ironia, allora la satira? E in questo senso questa definizione va appunto a colmare il gap che si verrebbe a creare tra il politically correct e il sentire comune, la società anche con i suoi attacchi ironici o satirici. Basti pensare a Charlie Hebdo. Segnaliamo inoltre che su 100 commenti una ricerca ha mostrato che viene rimosso soltanto meno di un terzo su 100 commenti segnalati come hate words o hate speech. In questo senso i mezzi di comunicazione hanno un ruolo centrale nell'orientare la rappresentazione della realtà e nell'influenzare il dibattito pubblico.